Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci pertanto bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Amen.
excelsis Deo. Padre, che in questo giorno per mezzo del tuo unico figlio hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la Pasqua di resurrezione di essere rinnovati nel tuo spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret,
il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, si sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge. L'innocente ha riconciliato noi peccatori con il Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto, precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Alleluia, alleluia. Nostra Pasqua è stato immolato. Facciamo festa nel Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro. E osservò i teli posati là e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che egli, cioè, doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Noi lo crediamo, Cristo è risorto. Nessuno pianga la sua miseria. Cristo è risorto, nessuno pianga la sua solitudine. Cristo è risorto, nessuno pianga il suo peccato. Cristo è risorto, nessuno pianga la sua morte. Cristo è risorto, la lunga notte è finita. Cristo è risorto, nuovo è il giorno, nuova è la vita. Carissimi fratelli e sorelle, con questa preghiera ci uniamo alla gioia della liturgia per annunziare e celebrare la Pasqua del Signore. A nessuno, infatti, anche se debole e inerme nella fede e nella volontà, è negata la vittoria della croce, e non vi è uomo al quale non rechi soccorso la mediazione di Cristo. Il sacro sangue di Cristo ha spento il fuoco di quella spada che sbarrava l'accesso al regno della vita. Le tenebre dell'antica notte hanno ceduto il posto alla vera luce. Il popolo cristiano è invitato alle ricchezze del paradiso. Così insegnava il Papa San Leone Magno. In questo santo giorno il Signore Gesù non voglia far mancare a nessuno la sua benedizione e il dono della fede, perché ognuno goda dell'amicizia e della comunione con Lui. La Pasqua non va considerata come evento a sé stante, cioè staccato dal giovedì e dal venerdì santi. Quegli eventi non sono da considerarsi incidenti di percorso del ministero e del mistero di salvezza. Gesù non è in balia della cattiva volontà dei suoi avversari, anzi è proprio il contrario. Durante la passione Gesù è il Signore
sia degli eventi, sia dei suoi stessi avversari. Questi, infatti, vogliono farla finita con il Nazareno, ma non si rendono conto che gli permettono la glorificazione. «Io do la vita», dice Gesù, «per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, la do da me stesso». Tale signoria consente a Gesù di vivere le tappe della passione coscientemente, responsabilmente, volontariamente, portandolo a compiere puntualmente la sua missione. Essere la salvezza, essere la propiziazione, essere il mediatore della nuova alleanza. Può risultare difficile accettare tout court la resurrezione e le sue positive conseguenze senza una visiva e soggettiva esperienza personale. Per questo viene in soccorso la duplice testimonianza di Pietro, quella visiva, quella predicativa. Quella visiva al sepolcro, insieme a Giovanni, come ci descrive il Vangelo odierno. Giunse anche Simon Pietro ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra e il sudario, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Quella predicativa, come ci narra il brano degli Atti degli Apostoli. Racconta Pietro, Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret e noi siamo testimoni di tutte le cose. Essi lo uccisero appendendolo ad una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che apparisse a testimoni prescelti, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la resurrezione. E ci ha ordinato di annunziare a tutti che Egli è il giudice dei vivi e dei morti. La sincerità della parola di Pietro, l'oggettività del Vangelo di Giovanni, l'ardore di Maria Maddalena costituiscono un valido sostegno per la nostra fiducia e un genuino alimento per la nostra fede. La fede, dunque, è il presupposto unico per comprendere la Sacra Scrittura e saper unire l'Antico e il Nuovo Testamento. L'Antico Testamento da solo non comunicherebbe la totale comprensione del progetto salvifico. E insieme al Nuovo, che contiene la rivelazione di Cristo, realizza una conoscenza globale e sicura di tutto il mistero salvifico. Guardare alle Scritture come a lampada che brilla nella notte. Attingere dalle Scritture energia per la nostra speranza, e la speranza è quella virtù che crea l'ottimismo per la vita. Vedete, carissimi, come ancora una volta il Signore viene in aiuto alla nostra debolezza, strappandoci dalle grinfie dello scoraggiamento e dell'agitazione. A tal riguardo è più che mai pertinente l'affermazione di Luciano Ligabue: se non credi, non speri. Se non speri, non ci provi. Se non ci provi, non cambierà mai niente. La fede nel Signore risorto ci fa sperare nel futuro migliore e nel dono del paradiso. La speranza in ciò innesca l'azione buona, e l'azione buona, insieme ad altre azioni buone, promuoverà il cambiamento positivo in noi, negli altri e nella società. A questo ci chiama il Signore risorto,
non a essere rintanati per paura del giudizio del mondo, ma a percorrere le strade del mondo, a solcarne i mari, rendendogli questa testimonianza: chiunque crede in Lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del Suo nome. La nostra gioia è questa, anche se ora siamo un po' amareggiati per il sacrificio che ci viene chiesto. Ma non ci vogliamo crociare più di tanto, perché quando il male sarà passato e gradualmente saremo tornati più o meno alla nostra quotidianità, corroborati dall'amore di Dio, rinnovati nella mente e nello stile di vita, rinvigoriti dalla preghiera riscoperta e apprezzata, risplendenti della grazia sacramentale e infervorati dallo Spirito Santo, daremo gloria al Signore e potremo inneggiare al Suo nome dicendo: celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la Sua misericordia. La destra del Signore si è alzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. E con questi sentimenti auguro a ciascuno di voi l'augurio di una buona e santa Pasqua. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati,
e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, Cristo, nostra Pasqua, è risorto. Con gioia e gratitudine affidiamo al Padre ogni nostra necessità e speranza. Preghiamo insieme e diciamo: Signore, vita e risurrezione nostra, ascoltaci. Signore, vita e risurrezione nostra, ascoltaci. Per la Chiesa, perché, camminando nella storia alla luce della risurrezione, illumini le tenebre che ancora adombrano il cuore degli uomini, per portare nel mondo la salvezza di Dio, preghiamo. Cristo, vita e risurrezione nostra, ascoltaci. Per il Papa, i Vescovi, i sacerdoti e tutti i cristiani, perché siano testimoni coraggiosi, sappiano indicare un futuro di speranza e orientino gli incerti a percorrere la strada che porta a Cristo, preghiamo. Cristo, vita e risurrezione nostra, ascoltaci. Perché il saluto del risorto ai discepoli possa risuonare ancora oggi in quanti sono sfiduciati e tristi, a portare pace e luce nella loro vita, preghiamo. Cristo, vita e risurrezione nostra, ascoltaci. Per la nostra comunità di fede, perché sappiamo liberarci dalla monotonia e dalla tristezza, ridestare in noi lo slancio dei primi cristiani e contagiare quanti ci vivono accanto, preghiamo. Cristo, vita e risurrezione nostra, ascoltaci. Per tutti i defunti, perché il Signore Gesù, primizia dei risorti, li accolga nella Gerusalemme celeste, preghiamo. Cristo, vita e risurrezione nostra, ascoltaci. Padre di infinita bontà, che hai liberato la nostra umanità dalla morte con la forza della risurrezione del tuo Figlio, sostieni il cammino dei tuoi figli perché possiamo corrispondere con la coerenza della nostra vita cristiana alla grazia della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, allode e gloria nel suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio, nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo tenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Cataldo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Filippo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso della resurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Thank you.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. In comunione con Sant'Alfonso Maria de Liguori, riceviamo la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi allontani più. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali, giunga alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Amen.
Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la resurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. E a voi che ci seguite, vi auguro, carissimi fratelli e sorelle, una buona e santa Pasqua di resurrezione. Regina Celi, le dare, alleluia, quia que meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicudixit, alleluia. Señor.